Ah, certo. Ho detto, mi sono dimenticata il nome. Adesso iniziamo con il reading, quindi poeti, fogli alla mano, tutti con le poesie. Io inizio da Maria Clotilde Gundari. Vieni, Maria Clotilde. Lei viene da Napoli. Abbiamo detto che era l'artista presidente di questi spettacoli. E dopo, prima che da Devia, facciamo dare giusto un piccolo accenno a come prepara la sua arte. Diciamo, l'abbiamo fatto settimana scorsa in modo approfondito, lo faremo proprio in modo rapido stasera, se ci riesce. Ok? Intanto lei, abbiamo detto che è una poetessa, l'ho conosciuta prima come poetessa, quindi vediamo che cosa ci dice. Vai via. Grazie. Buone cose. Prego. Buonasera a tutti. Allora, è una poesia in cui mi sono immedesimata, anche se non sono io la protagonista. E si chiama Provo a gridare. Non so se mi sente, sì? Si sì, sente? Sì. Mettilo dentro il microfono. Provo a gridare. Userò la voce dell'anima per urlare contro l'ingiustizia in cui il tempo scorre sull'inganno che ti ferma il cuore. Provo a gridare anche quando non respiro, per resistere alla memoria della violenza subita. Provo a gridare a chi rifiuta di ascoltare e con un'eco malvagia mi restituisce la rabbia che senza ritegno invade anch'essa il mio corpo. L'insensibilità penetra dentro di me per consumare ogni respiro della mia dignità. Inutile gridare. La voce dell'anima non ha suono. Vibra sotto pelle. Si diffonde dentro di me. L'ascolto da sola. Mentre fuori di me, con l'indifferenza, il silenzio e il delirio si baciano. Questa invece è un po' sulla violenza in genere. Lo sguardo in basso. Da quanto tempo non guardo la luna? La rabbia che sento mi lascia digiuna ma nutrita di pena per tutto il malessere che intorno avvelena e vuole distruggere la natura dell'uomo, che ancora combatte cercando nel suono di parole ormai astratte il bene negato alla vita. Lo sguardo sta in basso e resto allibita perché ad ogni passo inciampo nel male, il male più indegno e contro ogni morale offende e dà sdegno. Feroci violenze rivolte alla donna, ai bambini, insolenze e sotto la gonna gli stupri brutali compiuti con scherno da quegli animali con dentro l'inferno. Da quanto tempo non guardo la luna? Grazie. Anche una prova poetessa? Che non ha declamato in vernacolo, ma vi posso garantire che è molto brava. Grazie Maria Clotilde. Adesso è il momento di Diana Guerriero. Volevo dire che le sue opere, perché lei nasce come pittrice, una pittrice naif, quindi il suo laboratorio è per questo. Ciao, grazie. E per questo, sì, per questo è nato il suo laboratorio ed è nato grazie a lei anche a Cipriota Avellino. Quindi con i suoi quadri...